Matteo Salvini, altri tagli nella legge di stabilità, lei come commenta? È una legge di instabili, abbiamo il governo degli instabili che non si accorgono della disoccupazione, della fame, delle banche che portano via le case agli italiani che non ce la fanno a pagare il mutuo e fanno una legge che non serve a nessuno e che va bene a Bruxelles. Domandatevi perché va bene a Bruxelles, perché non va bene agli italiani. Quindi noi stiamo preparando una proposta completamente alternativa, una rivoluzione fiscale per rilanciare l'Italia. Perché l'alternativa Renzi c'è, esiste, il mondo andrà avanti dopo Renzi, siamo agli ultimi sgoccioli di un regime come quello di Renzi che però sull'economia non ne ha azzeccata una. A proposito di banche, perché lei oggi va a protestare a Siena? Perché Siena merita di più, i lavoratori del Monte dei Paschi di Siena, i senesi, i toscani e gli italiani, perché quei miliardi di euro saranno pagati dai cittadini italiani, dai piccoli azionisti. E vogliamo sapere chi ha queste responsabilità, chi ha governato il Monte dei Paschi di Siena, da chi è stato indicato e che ci rimetta personalmente, civilmente e penalmente.